Prima di saltare nelle acque grandi, cioè, intanto facciamoci una doccia, insomma. E posso fare un disegno? Posso fare un disegno, dice il dottor Lightman, se può aiutare. Sì, potrebbe aiutare, dice Dudi. Allora, dottor Lightman, io non so cos'è la realtà, giusto? La realtà è qualcosa di... diciamo che è un punto interrogativo. E da questo punto interrogativo, qualcosa arriva da questo punto interrogativo e influenza le mie orecchie, i miei occhi, la mia lingua. Questo, no? Ecco, questo, diciamo, queste sono labbra, questa è una lingua, insomma, va bene, non so. No, meglio no. Una lingua, ok, poi cos'altro? Le mani, il senso del tatto, il naso. Allora, abbiamo quindi l'udito, la vista, il gusto, il tatto e l'olfatto. Ok. Ecco qua, tatto e gusto. Bene. E quindi cosa ora? Quindi qual è la connessione con il punto interrogativo e i miei sensi? Allora, che succede? Che ogni tanto qualcosa influenza i miei sensi. Come dietro i miei sensi io percepisco una certa immagine. C'è una connessione tra quello che c'è nella mia immagine e quello che succede effettivamente qui? Qualcosa arriva nelle mie orecchie. Ci sono diverse azioni che si muovono, onde che si muovono dentro il mio orecchio, delle reazioni chimiche qui, probabilmente ci sono differenti reazioni elettriche che vanno nel chimici. E a me sembra una musica. C'è qualcosa che un qualcosa. Questo è quello che abbiamo qui. Quello che noi percepiamo è che cosa abbiamo qui? Disegnato qui. Quello che noi investighiamo è la percezione della realtà rispetto a quello che noi investighiamo. Io voglio sapere che cosa c'è dentro il mio cervello. Non so, io magari percepisco il 2% del mio cervello e tutto il resto magari non. Cioè, in breve, che cosa abbiamo a che fare noi con questo mondo? Cioè, abbiamo una certa realtà immaginaria, questo è quello che ci si viene disegnato davanti a noi, questo è quello che la saggezza della Kabbalah dice a noi, quello che vediamo noi qui è un punto interrogativo, ma quello che poi abbiamo dentro il nostro cervello è dentro di noi. Quindi nel retro del nostro cervello noi abbiamo uno schermo, come in un teatro, e in questo schermo io vedo qualcosa. E questo è chiamato la mia realtà. La mia realtà. Rachele dice, Miki chiede quanta percentuale della percezione della realtà noi percepiamo, quanta percentuale della realtà. Non è importante, dice il dottor Lightman, se è il 2% o il 100%, ma con la connessione. Cioè, la saggezza della Kabbalah ci dice che fuori di me c'è la forza superiore. La forza superiore, questo è quello che ho. Che cosa significa fuori di me? Fuori dal mio cervello?
Ah, quindi fuori dal mio cervello, fuori dalle mie qualità, fuori di me. C'è una certa forza superiore che opera su di me e mi sistema questa percezione della realtà. Il vegetativo, l'animale, il parlante, io non so quello che io percepisco, quello che io vedo dell'intera realtà. Io la vedo perché le forze superiori mi organizzano questa immagine per me. E a che cosa serve? Che da questa immagine io posso iniziare a investigare lui, lei, la forza superiore, e mi posso connettere ad essa e inizio a vivere come lui, e organizzare la mia vita così come lui me la organizza, e quindi inizio a percepire la realtà soltanto con la forza superiore che comprende tutta la realtà, che riempie tutti i miei interi desideri. E che cosa? E a quel punto dove vanno il vegetativo, l'animale, il parlante? Semplicemente scompaiono perché non esistono. Perché è solo nella percezione che esistono, perché questo è quello che succede. Nello stesso tempo io ho disegnato di nuovo questa forza superiore che parla attraverso il livello vegetativo, animale, parlante, e io lo penetro e allora lì io percepisco lui, e questo è chiamato la rivelazione alle creature del creatore. E che cosa faccio quindi quando scompaiono questi miei cinque sensi? Quindi qui dobbiamo abituarci ad uno stato dove non c'è un me, i miei sensi, cioè tutte queste cose sono completamente in tutte le mie percezioni. Se io quindi mi innalzo alla mia percezione, allora arrivo ad un punto in cui tutti questi stati scompaiono. Domanda, e quindi come questa nuova realtà viene percepita? È interessante? Sembra è illimitata? Dottor Lightman, fino al punto che io mi collego a questa forza superiore, io raggiungo il più alto punto del mio sviluppo. Che cosa controllo io? Il mio destino, controllo tutto, il processo del mio sviluppo, dice il dottor Lightman. E il mio sviluppo corrente? Non sono in controllo di nulla, dottor Lightman, di nulla. Se io inizio a cercare la mia realtà e vedendo che tutto quello che io vedo, gli alberi, le piante, tutto come gli altri mi trattano, come io tratto gli altri, se io vedo che tutto questo è prepianificato, una persona allora vede tutto questo. C'è un cambiamento, cioè vedo una nuova realtà, altri colori che prima non vedevo, chiede Dudi, dottor Lightman. No, 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 è riguardo proprio il controllo della forza superiore, cioè l'immagine che io vedo, la metto al posto proprio di quello che vedevo prima e mi riempie fino al punto in cui io mi identifico con essa. Racheli, c'è una realtà oggettiva? Sì, dottor Lightman, questa è la realtà oggettiva perché è indipendente da me. Io non porto dentro, io non mi porto dentro, io non introduco nessun cambiamento rispetto a questo. Noi viviamo più o meno la stessa realtà e sentiamo più o meno la stessa cosa. Abbiamo una lingua, abbiamo una percezione, di fatto è la realtà in cui siamo ora, anche se non è la vera realtà. Questo è perché nella saggezza della Kabbalah questo mondo è chiamato il mondo immaginario, perché semplicemente noi disegniamo attraverso i nostri sensi egoistici, così come è disegnato il mondo dentro di noi, cioè non c'è nessuna connessione tra questo e la verità.
quindi noi abbiamo sofferenze, non abbiamo il senso della vita, tutte queste cose, perché nella nostra realtà noi non possiamo ricercare queste cose, ma come detto, noi tutto quello che abbiamo in questa vita l'abbiamo come bestie, come detto, nella nostra vita noi rimaniamo bestie, perché noi siamo completamente controllati, cioè non siamo consapevoli, così come tutti gli altri animali sono completamente controllati dall'istinto, dalla natura, è la stessa cosa a noi.